È così. Io questa sera vorrei potervi raccontare una storia semplice e a lieto fine sulle stragi del 92-93, come quella che si racconta nelle commemorazioni ufficiali, no? E cioè che quelle stragi furono ideate e eseguite solo da personaggi come Riina, Graviano, Messina Denaro, per interessi tutti interni alla mafia militare, vendicarsi di Falcone, di Borsellino, dei politici che avevano voltato le spalle. Insomma, una storia tragica a lieto fine, perché dice la retorica di Stato che tutti i mafiosi che hanno fatto quelle stragi sono stati individuati e condannati. Lo Stato ha vinto. È anche una storia tutto sommato del passato e quindi che si può archiviare. Purtroppo io questa storia non ve la posso raccontare, perché non rispondo alla realtà. Le stragi non furono affatto opera esclusiva dei mafiosi, furono eseguite dai mafiosi, ma furono pianificati da mandanti esterni per ragioni politiche e furono coperti da esponenti dei servizi segreti e della polizia con depistaggi per evitare che dal livello di esecutore si potesse risalire al livello dei mandanti. Mandanti eccellenti che grazie ai depistaggi non soltanto l'hanno fatta franca, ma hanno raggiunto lo scopo di contribuire a costruire con le stragi il nuovo ordine politico dopo la fine della Prima Repubblica. Il fatto che i tentativi di depistaggio non si siano mai fermati, prolungandosi sino al 2020, con le dichiarazioni del falso collaboratore Maurizio Avola, dopo che il falso collaboratore Vincenzo Scarantino ormai era bruciato, e che proseguono sotto traccia sino ai nostri giorni, dimostra che le stragi non sono affatto una storia del passato, ma come hai detto tu, sono ancora drammaticamente tra noi. Dimostra che le verità indicibili che si celano dietro le stragi del 92 e 93 continuano a fare paura e richiedono continui interventi di manutenzione della strategia del depistaggio per impedire che quelle verità, venendo a galla, possano tirare giù tanti santi del paradiso, cioè possono fare traballare gli attuali equilibri politici costruiti anche grazie a seguito di quelle stragi. Non solo non vi posso proporre la versione delle stragi culturalmente anestetizzante e indolore gradita alla retorica di Stato, ma non posso neppure propinarvi e prendere in alcuna seria considerazione l'ultima versione sulle causali delle stragi, entusiasticamente accolta e sponsorizzata a rete unificati dalla maggioranza di governo attuale, la cosiddetta pista mafia appalti. Una nuova versione aggiusta tutto perché raggiunge lo stesso risultato di archiviare la storia delle stragi come una storia del passato, priva di alcun collegamento col presente politico, e che per di più ha il vantaggio di pretendere di chiudere anche la falla dei depistaggi e di poter dire al grosso pubblico: abbiamo capito chi sono stati i mandanti delle stragi e i mandanti dei depistaggi. La nuova versione propinata da generale Moro e dei suoi seguaci si può sintetizzare in questi termini: Falcone e Borsellino sono stati assassinati perché stavano per scoprire i segreti di Tangentopoli in Sicilia, cioè i segreti matrimoni di interesse tra politici dei partiti della Prima Repubblica, imprenditori e mafiosi nell'illecita manipolazione degli appalti pubblici. I mandanti delle stragi e dei depistaggi sono dunque potenti uomini politici della Prima Repubblica che sono anche i registi occulti dei successivi depistaggi per evitare che si potesse scoprire la loro responsabilità. Non vi posso propinare questa versione tanto gradita ai nuovi inquilini del palazzo perché, come ha efficacemente detto
Fabio Repici, avvocato di Salvatore Borsellino, dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia, si tratta di una vera e propria dichiarazione di guerra al principio di realtà, di una sorta di fantasy completamente smentito dalla logica e da tutte le risultanze processuali. Per brevità vi accenno soltanto due motivi. Il primo motivo è che gli esponenti della Prima Repubblica, coinvolti nel 1992 con vari livelli nel sistema di illecita manipolazione degli appalti, erano tutti contemporaneamente nella lista delle persone che la mafia doveva uccidere. Salvo Lima, massimo referente in Sicilia di Andreotti, storicamente uomo di collegamento con Cosa Nostra e corregista accertato dietro le quinte della manipolazione di appalti di 1.000 miliardi delle vecchie lire che erano di diretto interesse della mafia, fu assassinato il 12 marzo del 1992. Quanto a Giulio Andreotti, il suo referente nazionale, la strage di Capaci viene eseguita il 23 maggio del 1992, mentre Andreotti era un passo dall'essere nominato Presidente della Repubblica e gli tagliano le gambe. Calogero Mannino, altro potentissimo patriarca dell'ADC, ministro degli interventi straordinari del Mezzogiorno, era a sua volta prossimo a essere assassinato. È stato accertato che Brusca viene fermato all'ultimo momento perché c'erano altre cose da fare. Nello stesso periodo vengono eseguiti, accertato processualmente, eseguiti sopralluoghi per uccidere Claudio Martelli, ministro della giustizia che ha chiamato Falcone al ministero. Nella lista dei politici da uccidere c'erano il socialista Salvandò, prestigioso membro della segreteria nazionale del Partito Socialista Italiano, il deputato Sebastiano Purpura, storico esponente dell'ADC, Rosario Nicolosi, presidente della regione siciliana, era stato pesantemente minacciato da Brusca. Tutti questi progetti omicidiari di uomini della Prima Repubblica riscontrano le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia i quali hanno concordemente riferito che il piano ordito dai vertici di Cosa Nostra era di buttare giù di sella, per usare le parole di Riina, i vecchi referenti politici della Prima Repubblica che si erano rivelati inaffidabili e che avevano voltato le spalle e di fare spazio a una nuova forza politica che era in corso di formazione e che poi sarà individuata in Forza Italia. Sostenere dunque che i politici della Prima Repubblica siano stati gli occulti mandanti delle stragi del 92 e i manovratori dei conseguenti depistaggi è un vero e proprio controsenso perché erano tutti nel mirino di Cosa Nostra. Il secondo motivo di insuperabile ordine logico è che il depistaggio, ordito mediante la creazione del falso collaboratore Vincenzo Scarantino, ebbe inizio il 24 giugno del 1994, quando rende le prime dichiarazioni, 2 anni dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. A quella data tutti i protagonisti della Prima Repubblica erano fuori gioco. Lima era morto. Martelli si era dimesso già nel 1993 da Ministro della Giustizia. Andreotti e Mannino erano sotto processo per collusione con la mafia. Crax era fuggito a Tunisi. Tutti i più importanti politici e imprenditori della Prima Repubblica erano stati falcidiati da Cosa Nostra. Importanti imprenditori come Rol Gardini, padrone della Ferruzzi, si era suicidato nel luglio del 1993. La Prima Repubblica era ormai tracollata e si era insediato già nel giugno del 1994 il governo Berlusconi. Non ha quindi alcun senso sostenere che un depistaggio delle proporzioni come quello di Scarantino, iniziato nel giugno del 1994, è portato avanti negli anni perché Scarantino voleva tornare indietro, sia stato organizzato e posto in essere nell'interesse di personaggi politici che ormai non avevano nessun potere e che erano assolutamente fuori gioco. Tralascio per brevità e perché ci dobbiamo occupare di cose serie, di tutti gli altri falsi su cui si fonda la pista mafia appalti. Capisco che questa versione delle stragi piaccia tanto a una maggioranza di governo, perché taglia i fili che riconducono le stragi del 92 e del 93 non ai partiti della Prima Repubblica, ma ai partiti della Seconda Repubblica, utilizzatori finali e fruitori delle stragi del 92. Come Forza Italia, che arriva al potere grazie ai voti della mafia e la strage
e le stragi del 92 e 93. Capisco che la storia la scrivono e la riscrivono i vincitori, ma neppure la forza e la politica può sovvertire la logica e la verità storica dei fatti. Sgombrato il campo dalle ricostruzioni delle stragi minimizzanti della retorica di Stato e fuorvianti di altri, io questa sera ho un grave handicap. Non vi posso proporre una storia semplice, come quella che fa la retorica di Stato o mi fa parte. E non ve la posso proporre una storia semplice perché la storia delle stragi del 92 e 93 non è una vicenda semplice. Non è riducibile soltanto alla dimensione criminale e mafiosa. E non è neppure una vicenda che si può comprendere soltanto considerando quello che è successo in Italia, succedeva in Italia nel 92 e nel 93. Le stragi del 92 e del 93 sono gli ultimi episodi, in ordine di tempo, di una sanguinosa guerra del potere e per il potere che è stata combattuta dietro le quinte in Italia sin dall'inizio della Repubblica. La lotta politica nel nostro paese si è svolta su due livelli. Il primo livello è quello in cui la lotta politica si è svolta sulla scena pubblica, alla luce del sole. Mi riferisco alla competizione per le elezioni politiche, ai dibattiti in Parlamento, alle manifestazioni anche violente di piazza, agli scioperi, eccetera. Il secondo livello è quello in cui la lotta politica si è svolta nel fuoriscena, dietro le quinte, nell'ombra, con stragi, omicidi, intrighi di palazzo, finalizzati in alcuni momenti di crisi a condizionare l'evoluzione del quadro politico. Questa occulta lotta per il potere è alla base della anomalia della storia italiana nel secondo dopoguerra. In nessun paese europeo si è infatti verificato, così come è avvenuto in Italia dal secondo dopoguerra, una sequenza così lunga e ininterrotta di stragi, di progetti di colpi di Stato, di omicidi politici, spesso camuffati come suicidi, omicidi mafiosi, così come è avvenuto in Italia. L'inizio della storia repubblicana è stato tenuto a battesimo da una strage politico-mafiosa, la strage di Portella e Ginestra del 1 maggio 1947, che inaugura la strategia della tensione. E non a caso si è conclusa nel 92 e nel 93 con le stragi politico-mafiose. Tra la prima e l'ultima strage, una serie impressionante di altre stragi. Mi limito a ricordare le più famose. La strage di Piazza Fontana di Milano del 12 dicembre del 69, di Gioia Tauro del 22 luglio 1970, di Peteano del 31 maggio 72, della Questura di Milano del 17 maggio 73, di Piazza della Loggia Brescia del 21 maggio 74, del treno Italicus del 4 agosto 74, la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 80, la strage del Rapido 904 del 23 ottobre 84. Ve le ricordavate tutte queste stragi? Oh, provate a non guardarle una alla volta, guardatele insieme. Non avete la sensazione di un campo di guerra? Ecco, guardatele insieme, dalla prima all'ultima, e vedete non una sommatoria aritmetica di eventi criminosi, ma un campo di guerra. E giustamente bisogna aggiungere le stragi mancate. La strage dell'Olimpico del 93, la strage che voleva fare Azzi su un treno, gli scoppia la bomba in mano e si salvano, e tante altre. Tutte stragi che vengono attuate, come la prima, quella di Portella Ginestra, per orientare il processo politico in alcuni momenti critici, per impedire l'accesso delle sinistre nell'area di governo e per favorire una svolta autoritaria con una repubblica presidenziale nella quale tutti i poteri vengono concentrati in un unico vertice. Questa strategia della tensione ha visto partecipare in alcuni momenti cruciali con ruoli importanti
proprio la mafia, nella sua componente più qualificata, e cioè l'alta mafia, la borghesia mafiosa. Parliamo di personaggi come Sindona, parliamo di personaggi come Salvo ed altri, cioè quella borghesia mafiosa che nella storia nazionale è sempre stato uno dei poteri forti della nazione, perché in grado di condizionare gli equilibri politici nazionali grazie al controllo di quote di consenso gestite con la politica clientelare, e quando è necessario fare scendere in campo i mafiosi dell'alea militare, gli specialisti della violenza, che aggiustano le cose che non si possono aggiustare altrimenti. La mafia ha partecipato unitamente ai neofascisti, ai piduisti, ai servizi segreti, ha ripetuti progetti di colpo di Stato, ne ricordo soltanto uno per brevità, quello del golpe borghese del 1970, a omicidi politici chirurgici mascherati come omicidi motivati da causale mafioso, come l'omicidio di Piersanti Mattarella in Sicilia. Non posso purtroppo raccontarvi nel dettaglio, ma potrei farlo con le risultanze processuali, tutte le prove che dimostrano la partecipazione dei mafiosi alle stragi del periodo degli anni 70 e 80. Tutte le stragi che ho ricordato hanno un unico comune denominatore: i depistaggi. Depistaggi attuati da apparati statali per coprire mandanti e interessi politici. I depistaggi iniziano in modo eclatante con la strage di Portella Ginestra e proseguono interrottamente. Portella Ginestra, tutti gli esecutori della strage che erano a conoscenza dei mandanti politici vengono sterminati: Salvatore Giuliano, Gaspare Pisciotta, altri 7 esecutori. Giuliano viene ucciso nel sonno da Gaspare Pisciotta, prendono il cadavere, lo portano in strada e i carabinieri fanno un rapporto dicendo che è stato ucciso in conflitto a fuoco. Perfetto. Io non mi posso fare la storia di tutti i depistaggi che hanno caratterizzato le stragi degli anni 70-80, ci vorrebbe una serata, ma per evitare che qualcuno, magari giovane, che non conosca la storia, ritenga che qui si faccia dietrologia, io mi limito a ricordarvi che i depistaggi sono stati accertati ripetutamente con sentenze definitive passate in giudicato. Me ne ricordo soltanto 3. Nel processo per la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69, eseguita da esponenti di Ordine Nuovo con la copertura dei servizi, sono stati condannati con sentenza definitiva per avere depistato le indagini 2 esponenti dei vertici dei servizi segreti italiani, il generale Gianadelio Maletti e il capitano Antonio Labruna. Nel processo per la strage di Peteano nel 72 sono stati condannati per depistaggio con sentenza definitiva vari esponenti dell'arma dei carabinieri con ruoli apicali. Nel processo per la strage di Bologna sono stati condannati con sentenza definitiva per depistaggio 3 esponenti del SISMI, il generale Paolo Musumeci, il colonnello dei carabinieri Giuseppe Belmonte, l'agente segreto Francesca Pazienza e Ligio Gelli. I depistaggi, quelle stragi, sono state realizzate con queste modalità. Fanno sparire documenti essenziali. Faccio un esempio, da ultimo: tutte le prove documentali che dimostravano che Licio Gelli aveva finanziato gli esecutori della strage di Bologna. Creano false fisse e falsi collaboratori di giustizia. Eliminano gli esecutori materiali che sono depositari di segreti scottanti che potrebbero parlare con i magistrati. Ricordo gli omicidi in carcere di neofascisti Ermanno Buzzi, l'omicidio di Carmine Palladino, di Sergio Caloro. Stavano per collaborare, li uccidono. Costringono al silenzio forzato gli altri esecutori, minacciando di morte loro e le loro famiglie e promettendo in cambio del loro silenzio futuri benefici penitenziari. Se andate a vedere quando sono uscite dal carcere alcuni esecutori della strage di Bologna, resterete esterrefatti 10-15 anni dopo l'esecuzione delle stragi, 15-18 anni dopo. Ora, ricordate bene queste modalità di depistaggio che vi ho descritto,
per le stragi neofasciste, perché, come vedremo, sono identiche, sono copia e incolla a quelle che sono state realizzate per depistare le indagini sulle stragi di Capaci e Vidame nel 1993. Questa sanguinosa e segreta lotta del potere per il potere, che ha contrassegnato la storia del nostro paese negli anni 70 e 80, ha avuto uno strascico, un tempo supplementare. Alla fine degli anni 80 e agli inizi degli anni 90, con le stragi politico-mafiose del 92 e del 93, che concludono la storia della Repubblica nello stesso modo in cui era iniziata. Durante tutto il periodo della Prima Repubblica, gli esecutori delle stragi, mafiosi, uomini della destra eversiva, uomini dei servizi segreti, esponenti delle schegge fuori controllo di Gladio, piduisti, avevano goduto in cambio dei loro servizi protezione di altissimo livello, che ne avevano garantito l'impunità, protezione da parte del sistema del potere nazionale e da parte dei servizi segreti americani, perché erano ritenuti un anticorpo contro il pericolo dell'avvento delle sinistre al potere. Per evitare che qualcuno pensi che si tratti di dietrologia, vorrei specificare che la protezione dei servizi segreti americani è stata accertata nelle indagini per la strage di Piazza della Loggia a Brescia grazie alle rivelazioni di esponenti di Ordine Nuovo come Carlo Di Giglio, esperto in esplosivo, che ha rivelato di essere un uomo dei servizi segreti americani e ha indicato i nomi degli esponenti dei servizi segreti americani con i quali era in contatto. Quindi siamo fuori dalla dietrologia, sono fatti processuali. Cosa succede? Che dopo la fine, quindi durante tutto il periodo della Guerra Fredda, hanno questo scudo stellare, la protezione politica nazionale e la protezione internazionale. Dopo la fine della Guerra Fredda e la fine del pericolo comunista, il mondo cambia. Gli esecutori delle stragi non sono più utili. Gli americani, come accertò Falcone e come ha riferito Pino Arlacchi nel suo ultimo libro, li abbandonano al loro destino, voltano le spalle, non servono più. Anche gli uomini che incarnavano il potere della Prima Repubblica voltano le spalle. Martelli chiama al ministero Falcone, il più acerrimo nemico della mafia, e si dimostra che la musica è cambiata. Andreotti rivela in Parlamento l'esistenza di Gladio e iniziano le indagini dei magistrati Felice Casson, Mastelloni, dei magistrati della Procura Militare di Padova sui componenti di Gladio, con perquisizioni nei santuari dei servizi segreti, e vengono incriminati i vertici dei servizi segreti. I mafiosi apprendono che la sentenza del maxi processo sarà confermata in Cassazione, altro segnale inequivocabile che il vecchio sistema ha voltato le spalle. La situazione è gravissima. È gravissima perché tutti gli osservatori politici del tempo prevedono che nello sfarinamento della Prima Repubblica falcidata da Tangentopoli è probabile, anche questo processualmente accertato e riferito da testi, la futura vittoria all'elezione di un'alleanza tra gli eredi dell'ex Partito Comunista, che nel frattempo ha cambiato nome e che si è salvato dalla tempesta di Tangentopoli, e della potente sinistra della Democrazia Cristiana, che tra i suoi vertici esponenti come Mannino, come Mattarella ed altri. Una alleanza definita in quel periodo come una gioiosa macchina da guerra, suggellata dal piano rivelato da Achille Occhetto di proporre come presidente del Consiglio non un esponente dell'ex PC, non un esponente dell'ex DC, ma Carlo Azeglio Ciampi, personaggio autorevolissimo in grado di attrarre i voti dei moderati e di fare superare le resistenze di significative quote elettorato che ancora avevano qualche dubbio sui comunisti. Questo è il patto che viene fatto. La fibrillazione nel mondo degli stragisti raggiunge il massimo quando si viene a sapere che verranno indicati come
personaggi da collocare nei posti chiave dello Stato dopo la vittoria: Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, Capo della Polizia, Capo dei Servizi Segreti, personaggi come Luciano Violante, come Giuseppe Ayala, come Pino Arlacchi, come Gianni De Gennaro, con Falcone sulla tolda di comando della Procura Nazionale Antimafia. Una vera e propria corazzata, in grado di aprire una stagione di resa dei conti con il passato e di tirare fuori dagli armadi tutti gli scheletri che si celavano dietro la precedente stagione della strategia della tensione. Mafiosi, uomini della destra eversiva, vertici dei servizi segreti, piduisti, si trovano tutti sulla stessa barca perché tutti rischiano ergastoli. Falcone sapeva dove mettere le mani e aveva detto che se fosse nominato procuratore nazionale iniziava le indagini proprio su Gladio e sull'omicidio Mattarella. E quindi che succede? E questo lo disse a me personalmente prima di morire, ma lo dice anche ad Arlacchi. E quindi che succede? Quello che succede è esattamente quello che è accaduto e che è stato rivelato da decine di collaboratori di giustizia, che è stato accertato alla DIA già nel 1994, ma che nei processi non si vuole assolutamente portare alla luce. Succede quel che è stato raccontato con ricchezza di dettagli ed è stato riscontrato da decine di riscontri, da una valanga di riscontri, tra cui anche intercettazioni. Accade, come hanno riferito circa 15 con la botta di giustizia, che un ristretto numero di capi regionali di Cosa Nostra alla fine del 1991 si riunisce nelle campagne di Enna, perché è un luogo defilato, lontano dai controlli di polizia, e sta mesi a discutere e approvare alla fine un complesso piano politico che era stato proposto ai mafiosi ed elaborato dagli stessi specialisti della strategia della tensione degli anni 70 e 80, massoni, peduisti, destra eversiva e servizi segreti, alcuni dei quali identificati nominativamente. Il piano doveva restare segreto ed era conosciuto solo da un gruppo di fedelissimi di Riina, Matteo Messina Denaro, Graviano, Bagarella e pochi altri. Gli altri capi bisognava dire soltanto le ragioni delle stragi interne a Cosa Nostra, cioè vendicarsi di Falcone e politici. Questo doveva restare segreto perché non doveva tirare in pallo i massimi sistemi. Il piano prevedeva, e così viene discusso, che tutte le stragi, ci viene riferito ai collaboratori, che tutte le stragi dovrebbero essere rivendicate con la sigla Falange Armata e dovevano essere seguite, per buttare giù di sella la frase di Riina, i vecchi referenti politici della Prima Repubblica che avevano voltato le spalle, per creare un clima di insicurezza generalizzata nel Paese e di sfiducia in una classe politica corrotta che non riusciva neanche a garantire la sicurezza pubblica e quindi a creare un clima adatto per il collasso definitivo della Prima Repubblica e per l'entrata in campo di una nuova forza politica che era in fase di formazione, che si sarebbe presentata in quel clima di collasso dell'elezione e con l'appoggio di tutte le mafie, delle lobby, della P2, avrebbe vinto le elezioni. Il piano prevede che le stragi devono iniziare in Sicilia, ma poi devono essere portate al nord, perché se le stragi le fai solo in Sicilia, un milanese, un toscano si può pure dispiacere, ma non si sente in pericolo. Se le porti nel paese, tutta l'Italia è in pericolo. In questo piano alla mafia viene affidato il compito esecutivo di braccio armato. I mafiosi devono fare le stragi, ma devono farli nei modi, nei tempi in cui i strateghi della tensione ritengono utile, in modo da raggiungere l'effetto destabilizzante e con gli obiettivi che vengono indicati di volta in volta. Questo spiega tutto. Spiega perché nelle indagini sulle stragi del 92 e del 93 vengono posti in essere dagli apparati statali, gli stessi apparati
che avevano fatto i depistaggi per le stragi di Bologna, di Brescia, di Milano e quant'altro, gli stessi, entrano in campo con i depistaggi applicando lo stesso protocollo operativo di prima. I depistaggi e le stragi di Via D'Amelio, di Capaci del 93 sono un copia e incolla. Sparizione dei documenti, i file dell'agenda elettronica di Falcone vengono fatti sparire, viene fatta sparire l'agenda rossa e scompaiono anche tutti i documenti che si trovano nella casa di Rina, che forse ci avrebbero aiutato a scoprire chi erano i mandanti esterni. Non solo, cancellano i file dell'agenda di Falcone e nella stanza di Falcone al Ministero della Giustizia, che era stata sigillata dalla procura di Caltanissetta, come è stato accertato processualmente, tutto quello che vi dico è accertato processualmente, entrano degli ignoti, accendono il computer di Falcone e sapete cosa cercano? I file delle indagini di Falcone su Gladio. Tutto il resto non gli interessa. Quindi sparizione di documenti, creazione di falsi collaboratori, così come avevano fatto prima. Vincenzo Scarantino che serve a schiacciare il livello dell'indagine sugli esecutori. E poi ancora eliminazione di mafiosi che conoscevano i segreti delle stragi e che si apprestavano a collaborare. Antonino Gioè viene ucciso in carcere. Luigi Laudo, infiltrato, che aveva indicato per primo esponente, mafioso importante, ed esponente della destra avversiva, colui che per primo indica il nome dell'artificiere di Capaci, Pietro Rampulla, altro esponente della destra avversiva, cioè lui, viene ucciso pochi giorni prima che aveva annunciato ai magistrati che avrebbe parlato loro e avrebbe rivelato che le stragi erano state eseguite per mandato politico. Quindi, cioè, immaginatevi tutti gli altri che sono in carcere, da Graviano e Bagarella, se sono disponibili a raccontare i segreti delle stragi. Cioè, loro sanno benissimo che lo Stato ha due volti. C'è il magistrato che arriva e dice parla, collabora. Il magistrato esce ed entra un uomo dei servizi e dice come sta la famiglia? Cosa ti hanno chiesto? Per evitare che si pensi che questa è dietrologia, questo è un fatto processuale. Apro una parentesi. Quando iniziò a collaborare un importante collaboratore, componente della Commissione Cosa Nostra, che si chiamava, in questo momento mi sfugge, Giuffre, Antonino Giuffre, grazie, la sua collaborazione rimase nei primi mesi assolutamente segreta. Io addirittura litigai con Grasso perché non l'aveva detto neanche a noi magistrati. Dopodiché vado a interrogare Gioè e lui mi detta a verbale questo. Quando la mia collaborazione era così segreta che neanche voi lo sapevate, qui usciva Grasso, entravano delle persone che non lasciavano traccia nei registri. Mi chiedevano tutto quello che avevo detto ai magistrati, questo è a verbale, l'ho depositato agli atti, e mi lasciavano un sacchetto di plastica bucato. E dico, che significa che lascio un sacchetto di plastica bucato? Lui mi spiega, il regolamento carcerario vieta di dare ai detenuti un sacchetto di plastica perché si possono autosoffocare. Anzi, a me lasciano invece un sacchetto di plastica e quindi lo danno bucato, il sacchetto di plastica. A me lasciano invece sul letto un sacchetto di plastica non bucato che è un invito a suicidarmi se dovrò dire certe cose. Tutto questo è verbalizzato ed è l'esempio lampante dell'esistenza del doppio stato. Cioè, qui non siamo dietrologia, qui è realtà vivente. Quindi voi pensate, un Graviano, magari arriva un magistrato, esce lui, entra un altro, dice come sta la famiglia? Questo dimostra che i rapporti di forza che ci sono dietro le stragi e che ci sono tuttora sono tali
che queste persone, Bagarella, Graviano, preferiscono tacere, continuare a farsi il carcere perché sanno cosa rischiano e sperano di poter uscire. E il piano che vi ho detto spiega anche la partecipazione di soggetti esterni alle stragi, anche questo processualmente accertato. Rina aveva deciso di uccidere Falcone a Roma, aveva inviato un comando capitanato da Messina Denaro di specialisti che non avrebbero lasciato scampo a Falcone, perché Falcone, come io stesso ho potuto constatare, camminava senza scorta l'ultimo periodo a Roma. Cambia il piano dopo, ci dice il collaboratore Cangemi, componente della Commissione Cosa Nostra, che aveva incontrato importanti persone che gli chiedono di uccidere Falcone non a Roma ma a Capaci, con quella modalità eclatante. È logico, se tu uccidi Falcone a Roma ti vendi con avversario, ma gli strateghi devono finalizzare l'uccisione di Falcone al piano destabilizzante, quindi non lo puoi uccidere come vuoi tu, quando vuoi tu, lo devi uccidere quando diciamo noi e come. E quando viene fatta la strage dei Capaci? Forse voi non sapete una cosa. La strage dei Capaci è il 23 maggio, 48 ore prima della strage, e 24 ore prima della strage, un'agenzia di stampa dei servizi segreti annuncia che di lì a poco ci sarebbe stato un grande botto per interferire sulle elezioni del Presidente della Repubblica. Io ho acquisito agli atti questa strage, quindi una strage annunciata. La strage viene fatta mentre sono in corso le elezioni del Presidente della Repubblica e, come è previsto, Andreotti, che stava per essere eletto, dopo quella strage viene tagliato fuori. Giovanni Brusca dice: Rina era felice, e commenta: con la strage abbiamo, parole testuali, preso due piccioni con una fava. Ci siamo liberati di Falcone e abbiamo segato le gambe a Andreotti. Ecco come funziona la tempistica. Giovan Battista Ferrante, importante collaboratore, esecutore della strage di Via D'Amelio, ha messo a verbale che Rina ebbe un dialogo con Matteo Messina Denaro, evidentemente era successo qualcosa per cui non erano d'accordo e Rina sbotta, ma insomma le stragi le hanno volute i massoni, e lo mette a verbale. Rina viene intercettata in carcere e, parlando con interlocutori, conferma che le stragi le hanno avute massoni, e spiega anche altre cose. Spiega perché Franca Castellano, moglie del collaboratore santo di Matteo, dopo che il loro figlio Giuseppe viene rapito, ha una conversazione col marito che viene intercettata dalla DIA. La donna è disperata, piange, singhiozza e prega il marito di non parlare mai ai magistrati degli infiltrati della polizia nella strage di Via D'Amelio, perché hanno un altro figlio. E gli dice: hai capito perché hanno rapito Giuseppe? Questo è agli atti del processo. E questo spiega perché alla strage di Capaci partecipa un soggetto esterno, come ha riferito Gaspare Spatuzza, che è presente nel momento cruciale nel garage in cui stanno caricando l'esplosivo sulla Fiat 126. E questo spiega perché, come è stato recentemente accertato, alla strage di Milano del 93 e alla strage di Firenze partecipano due donne che non sono certamente portatrici di interessi mafiosi. E questo spiega perché nelle stragi del 92 abbiamo un personaggio come Paolo Bellini. Bellini è stato condannato come ulteriore esecutore della strage di Bologna, unitamente a Fioravanti e alla Mambro. Una strage che, come accertato la Corte di Assise di Bologna, era stata organizzata da Licio Gelli e Umberto Federico D'Amato, capo dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni,
il capo delle spie italiane, possiamo dire uno dei massimi vertici, uomo della CIA in Italia, è coinvolto in tutta la strategia della tensione. Quindi Bellini è un esecutore di una strage ordita da questi soggetti ed è un soggetto particolare perché è esponente di avanguardia nazionale, destra eversiva, addestrato all'uso degli elicotteri negli Stati Uniti, tutto accertato progressualmente nella sentenza, utilizzato per operazioni di esfiltrazione in Libia, protetto con nome di copertura dei servizi segreti, per impedire che venga identificato, fanno sparire le sue impronte dal distretto militare, insomma un personaggio di altissimo livello. Ebbene, questo Paolo Bellini, che è uno dei protagonisti della strage di Bologna, nel 92 viene mandato in missione in Sicilia e si trova a Enna proprio nel periodo in cui i capi mafiosi stanno discutendo il progetto stragista che vi ho esposto, e si trova in Sicilia nella fase in cui viene preparata la strage di Capaci e poi di quella di Via D'Amelio, ed è accertato processualmente che Bellini incontra gli esecutori della strage di Capaci nella persona di Antonino Gioè, e come ha riferito Brusca, è lui che suggerisce ai mafiosi di fare gli attentati ai beni artistici nazionali nel 1993, riproponendo lo stesso progetto che era stato organizzato da Ordine Nuovo negli anni 70. E questo spiega anche la tempistica delle stragi del 92 e del 93. Vi ho detto che la strage di Capaci viene seguita mentre è in corso l'elezione del Presidente della Repubblica, viene annunciata. Cioè, incredibile, leggersi quell'articolo, cioè, tra poco ci sarà una strage, poi c'è. No. E la strage di Via D'Amelio subisce un'accelerazione perché Paolo Borsellino, che si era impegnato in tutti i modi per capire cosa c'era dietro la strage di Capaci, capisce che la strage di Capaci non è solo una strage di mafia. E lo capisce perché, come è stato accertato processualmente, Leonardo Messina, che è il primo che parla del piano di Enna e lo rivela segretamente a Paolo Borsellino prima ancora di iniziare a collaborare con la giustizia. Questo Leonardo Messina l'ha detto in dibattimento. Ha detto, prima ancora che aveva il piano di protezione, io ho incontrato Borsellino e gli ho detto cosa c'era dietro la strage di Capaci. Borsellino quindi viene a capisce che dietro la strage di Capaci non c'è solo la mafia. Mutolo gli dice dei rapporti tra servizi segreti, Contrada e la mafia. Altri collaboratori rimasti ignoti gli dicono altre cose. È accertato processualmente che teme i servizi segreti. La moglie Agnese Borsellino ha dichiarato che le diceva di abbassare le tapparelle di casa perché temeva di essere osservato a distanza dai servizi segreti che si trovavano a Castello Tiveggio. Si annota tutte queste cose nell'agenda rossa e annuncia che rivelerà ai magistrati di Caltanissetta quello che ha capito dietro le stragi. Se l'avesse fatto, il piano sarebbe fallito, e quindi la necessità di accelerare la strage. Rina è intercettato in carcere e dice: mentre la strage di Capaci è stata pianificata, quella di Via D'Amelio è stata fatta così, venne quello e disse domani bisogna farla. Ma non basta uccidere Borsellino, perché se tu uccidi Borsellino e i magistrati vengono in possesso dell'agenda rossa, non hai concluso niente, perché leggendo gli appunti che Borsellino si era preso sarebbe stato possibile ricostruire cosa c'era dietro la strage e risalire ai mandanti. Ed ecco il perfetto sincronismo operativo tra i mafiosi e gli uomini degli apparati statali.
I mafiosi fanno saltare Borsellino, ma non possono anche prendere la gente rossa, perché se entrano nella scena qualcuno che è sulle finestre intorno li vede. E quindi gli unici che possono compiere la missione sono degli insospettabili, cioè persone che, essendo carabinieri o polizia, stanno sulla scena. E che cosa ci raccontano i testimoni? I testimoni delle volanti ci raccontano che mentre tutta la scena era cosparsa di cadaveri, di persone ferite, lui vede degli uomini che sono assolutamente indifferenti a tutto quello che succede. Sono accanto alla macchina di Paolo Borsellino e sono interessati alla sua borsa. Lui ne ferma uno, questo è processuale. Gli chiede i documenti, quello tira fuori un tesserino, dice servizi segreti, e parlano della borsa di Borsellino. E poi succede un'altra cosa. Succede che c'è un capitano dei carabinieri, Arcangioli, che viene fotografato mentre ha la borsa di Paolo Borsellino. E le indagini accertano che prende questa borsa, fa un percorso e poi fa una cosa stranissima. Torna indietro. Mentre la macchina di Borsellino è in fiamme, e rimette la borsa dentro la macchina. E un poliziotto che era lì, per evitare che la borsa si bruciasse, dice a un pompiere: buttaci dell'acqua, e infatti la borsa si salva. Il capitano Arcangioli viene interrogato, dice che lui ha aperto la borsa di Borsellino, che non c'era, ne fa una perfetta descrizione di tutto quello che c'era dietro. Dentro non c'erano agenti, e non sa spiegare perché ha messo la borsa di nuovo dentro la macchina. Tralascio le ultime risultanze. Quindi questo spiega la strage di Borsellino, e questo spiega anche le strage del 93. Perché? Come vi ho detto, il terrore qual era? Che si formava una nuova alleanza tra ex PC, sinistra DC, si presenta a lezione con Massimo D'Azeglio Ciampi, questi fanno il botto, poi portano al Ministero della Giustizia interna, Falconcelli, siamo rovinati. Sapete quando iniziano le stragi del 93? Iniziano pochi giorni dopo che si insedia il governo Ciampi. Inizia pochi giorni dopo e tutte le stragi vengono eseguite proprio durante quel governo, una dietro l'altra. Non solo, ma il 2 giugno del 1993, in via Sabini a Roma, in una strada dinanzi alla quale doveva passare Ciampi, viene fatta trovare una macchina imbottita di esplosivo. Nessun collaboratore di mafia sa niente di questa storia, il che è la dimostrazione che insieme ai mafiosi c'erano altri, e Ciampi percepisce perfettamente il messaggio. E quando ci sono le stragi di Firenze pensa che c'è un colpo di Stato e convoca il Consiglio Supremo di Difesa. E questo spiega perché le stragi finiscono. Le stragi finiscono quando la forza politica su cui le 'ndrangheta della mafia avevano investito in quegli anni, e qui parlo di sentenze definitive che hanno accertato la mobilitazione massiccia di tutta la mafia delle 'ndrangheta per votare Forza Italia e farla votare, raggiunge il risultato, vince le elezioni del 1994. Nel 1994 c'è l'ultimo comunicato della Falange Armata, i servizi segreti dietro le stragi, che durante tutte le stragi avevano fatto comunicato. L'ultimo comunicato è: abbiamo raggiunto il nostro scopo, la nostra missione è finita, a questo punto noi ci ritiriamo. Si ritirano. Provenzano, che era scomparso per anni, che aveva fatto credere che era morto, riappare, fa una lettera a un tribunale per dire: sono qua, sono tornato, e inizia la storia della Seconda Repubblica, e siamo qua.
E siamo qua con una maggioranza politica che è composta dagli epigoni, dagli eredi delle forze politiche degli anni 70 e 80, dagli ammiratori di quelle forze politiche, dagli utilizzatori finali di quelle forze politiche. Giorgia Meloni continua a manifestare la sua ammirazione per Pino Rauti, fondatore di Ordine Nuovo, fucina di formazione culturale di tanti esecutori delle stragi degli anni 70-80. Quando io l'ho chiesto nel mio primo intervento al Senato, ma come fa a giurare fedeltà alla Costituzione e continua a giurare fedeltà a Pino Rauti, non mi ha risposto. È stato ricordato questa sera come La Russa partecipa ai funerali di Nico Azzi, uno che stava per far esplodere un treno e che non ci riesce perché è maldestro. Il deputato Mollicone di Forza di Fratelli d'Italia organizza nel 2022 una commemorazione al Senato in onore del generale Maletti condannato con sentenza definitiva per depistaggio. Vi devo parlare di Forza Italia, fondata da Marcello Dell'Utri, da Berlusconi, i rapporti con i capi della mafia degli anni 70. Voi volete che in questo quadro politico sia possibile, non dico la ricostruzione giudiziaria, ma la ricostruzione politico-culturale delle stragi. Dobbiamo essere realisti. Si annuncia una stagione durissima. Tutto è in gioco se riescono a fare questa Repubblica Presidenziale, la stessa Repubblica Presidenziale che prima volevano fare con le stragi e che ora vogliono realizzare con la forza politica. Si addomesticano la magistratura sottoponendo il pubblico ministero, il potere politico, è finita. Ci aspettano altri 20 anni di fascismo. Ritorniamo, se va bene, ritorniamo al tempo di quelli che comandano e di quelli che obbediscono. Ritorniamo a una società fondata sulla pietra angolare del padrone e del servo. Ormai o tutti noi entriamo in campo in tutti i modi, oppure la storia è finita. Grazie.